È lungo 34,40 m, largo più di 7 e ha due motori VEN da 2.000 cavalli. È il Dreamline prodotto in provincia di Ancona dall'azienda DL Yacht, che ha realizzato l'imbarcazione su misura per un armatore russo. Il progetto, costruito da un architetto italiano, ha puntato principalmente sull'insonorizzazione, quindi ad un livello di minor vibrazione e rumorosità, ma anche sul comfort per il proprietario o per gli ospiti della barca, per un costo complessivo di 9 milioni di euro. È il primo yacht 34 metri che stiamo varando di questa dimensione, siamo molto soddisfatti, c'è molta attesa per questa barca. Abbiamo fatto barche più piccole, ma questa in questo momento è la nostra più grossa soddisfazione. Come è strutturata all'interno? Due ponti e mezzo con la pilot house, la guida su un ponte rialzato. Abbiamo 5 cabine, di cui una master cabina armatoriale nel ponte principale. È un yacht classico di costruzione italiana, la più bella barca che sia mai stata prodotta. Partita alle 4 del mattino da Castelvecchio, dove si trovano i cantieri Dreamline, è arrivata al porto di Fano intorno alle 11.15, un trasporto difficoltoso viste le dimensioni dello yacht e che ha creato code e disagi a tanti lavoratori automobilisti e pendolari. Abbiamo avuto delle piccole difficoltà relative alle infrastrutture che ci hanno creato qualche piccolo problema, però fortunatamente senza fare danni siamo arrivati fino qua all'ingresso del porto di Fano. Quello della cantieristica è un settore in ripresa? Allora, fortunatamente grazie all'imprenditoria locale e alla capacità di rinnovarsi dei nostri imprenditori stiamo avendo grossi risultati con questa nuova linea di barche, che rappresentano comunque un investimento nella qualità, nel credere nelle prospettive e nelle risorse del territorio. E il raggio d'azione del porto di Fano sembrava limitato a una sola area di varo, invece grazie a degli ingegneri che abbiamo preso e ritirato fuori da persone pensionate, gente che era qua insomma da tanti anni, abbiamo ritrovato i calcoli delle banchine, sviluppato la possibilità di fare questi vari molto grandi qui che sembravano indirizzati solamente ad Ancona, insomma, per cui riusciamo qui a livello dell'Interland Fanese a risolvere dei problemi che ci porteranno lavoro, insomma.